Siamo in compagnia del capitano Savino Ricco. Per quanto riguarda le criticità limitatamente all'inquinamento in questa costa enorme che sono circa 70 km tra Castellammare e Sorrento, per quanto riguarda gli scarichi, i depuratori, ci può dire qualcosa? Io posso dire che c'è stata un'attività, c'è stata e c'è tuttora un'attività molto intensa. Innanzitutto consideriamo che c'è una forte sensibilità da parte della Procura della Repubblica di Torre Annunziata al fenomeno. C'è una forte volontà e determinazione di risolvere tutte queste problematiche annose che investono questa nostra meravigliosa costa. E in particolare si sono fatte alcune attività finalizzate fondamentalmente all'eliminazione di tanti scarichi che non erano collettati, quindi non venivano convegliati ai depuratori. E in più c'è come dire, una forte attività mirata a verificare che l'adeguamento e i lavori di realizzazione degli impianti di depurazione rispettino in qualche modo tempistiche e possano andare a regime nel più breve tempo possibile. Una domanda su tutte, com'è possibile, si chiedono i cittadini residenti, che alla Foce del Sanno è balneabile e poi verso la costa non lo è più, anche in considerazione del fatto che un'università qualche anno fa, l'Università Federico II di Napoli, trovò dei metalli pesanti dovuti alla lavorazione dei fincantieri? Allora, innanzitutto io direi di fare riferimento per quello che insomma, riguarda anche questo territorio a quelli che sono i risultati che vengono pubblicati sul sito dell'ARPAC. Effettivamente viene evidenziato dai dati che vengono mappati dall'ARPAC che c'è un tratto di balneabilità che non è proprio immediatamente alla foce del Sarno, ma a sud di Marina di Stabia. E poi effettivamente proseguendo, quindi venendo verso sud, si ritorna ad avere una situazione invece non balneabile. Questi possono essere diversi i fenomeni che possono portare a questa, diciamo così, particolarità. Io metterei prima di tutto un fenomeno di correnti. Mare sicuro, per quanto riguarda la capitaneria di porto, impiega 4 unità, praticamente 2 su Castellammare, 1 su Sorrento, 1 su Massa Lubrense. Il tratto di costa è molto lungo, abbiamo di competenza circa 70 km, abbiamo questa disponibilità di 4 mezzi, l'idea di avere una equa distribuzione, di fare in modo che uno dei 2 mezzi di Castellammare sia sempre disponibile in tutte le giornate della stagione estiva e contemporaneamente avremo dall'altra parte un mezzo di Sorrento Massa Lubrense, ci permette insomma, di coprire meglio i nostri servizi lungo la costa e quindi avere la possibilità di intervenire con maggior rapidità. Siete intervenuti anche l'anno scorso in concomitanza, cioè in sinergia con la Croce Rossa. Esperienza molto positiva e questo ci ha portato a rinnovare questo accordo e io ritengo che sia veramente un punto di forza, un valore aggiunto perché la presenza di operatori OPSA aumenta la possibilità di intervento, prevedendo in particolare che laddove i mezzi della Guardia Costiera intervengono in mare e a favore di una situazione di emergenza, di pericolo dove c'è anche bisogno di primo soccorso, gli operatori OPSA possono aiutarci tantissimo anche per queste emergenze. Siamo in compagnia con il dottor Coppola, giusto questa sinergia tra Croce Rossa e Guardia Costiera. Sì, una sinergia che possiamo dire vincente. L'anno scorso è stato sicuramente il banco di prova. Forte dei risultati dell'anno scorso, quest'anno cercheremo di fare sicuramente meglio. Stiamo lavorando su correggere qualche piccola cosa che avevamo notato l'anno scorso, proprio sull'aspetto sanitario, dove la Croce Rossa è sicuramente quella che la fa da padrona.